dici di Lowell Font che è almeno 20 metri dietro agli altri. Liberale parte a centropista. Galoppa Irish Amnis. E c'è lotta per il comando tra Marcos via all'interno, ma a largo di tutti è partito a bomba, Nice OP, a largo di tutti il 16 di Lowell, il numero 14, chiedo scusa, di Marco Melandri, che in un baleno passa al comando. 14 il lancio, ma ovviamente molto meno per lui. Rimane scoperto il 12 di Impavido S, che viaggia ai lati del numero 2 di Nitros, che è quinto in corda, mentre Marcos B dalla terza posizione sembra voler venire via. 29-8 per i 400 e Marcos B va ai lati di Marco Melandri. E sta venendo una corsa molto movimentata, infatti 43-2 per i primi 600, risale anche il 13 di Unnatural B in schiena a Impavido S, che gradatamente si porta ai lati del numero 5 di Nebbiolo del Rio, che è terzo in corda. Quindi al comando sempre Marco Melandri, con al largo il numero 3 di Marcos B, quindi il numero 7 di Nice OP, 59 per i primi 8, si avvicina molto bene Impavido S, che si pone in terza posizione. Galoppa e si elimina Nebbiolo del Rio. E i cavalli giungono a un chilometro veloce, in 1, 13 e 4. 30 dal palo fino a metà retta opposta, sta venendo alla grande Impavido S, che può venire così via in terza ruota. E Impavido va ai lati di Marcos B, che non sembra perseverare. Scappa Marco Melandri, prende 3 di margine. E Marco Melandri ha 4 di margine sul numero 7 di Nice OP, a largo Impavido S, che attende la retta d'arrivo per piazzare lo spunto, ma Marco Melandri ha un margine importantissimo. Gaetano Di Nardo entra in retta d'arrivo, non dovrebbe avere più problemi il numero 14 di Marco Melandri, che conclude con non meno di 20 metri di vantaggio sugli avversari. Secondo il 12 di Impavido S, terzo il 3 di Marcos B. 1,58 scarsi, 1,13,7 per un mostruoso Marco Melandri, che è passato al comando in meno di 100 metri e non ha avuto mai problemi. Oggi era davvero imbattibile. Bene Impavido AS, che ha pagato un po' in la terza ruota effettuata sull'ultima curva, si è un po'